fascino di Bo Marzo, tristemente, ma questo Pasolini l'aveva capito, risiede nell'essere rimasta protetta dall'assenza di un certo progresso nefasto. Pasolini è stato in questo, diciamo, il primissimo, in quello splendido mediometraggio, sì, a parte quando proprio comincia la forma della città con Orte. Io credo che quella sequenza là, quel piano sequenza lì, segni veramente un prima e un dopo della cultura italiana. Cioè, vedere il fatto che sia stato tra i primi a segnalare l'importanza non tanto della casa, anche se lui difendeva anche il muretto, non tanto dell'impianto urbanistico, ma proprio della forma della città e del rapporto col paesaggio. Lui aveva una sensibilità straordinaria dell'architettura, ha scoperto le città di terra del Marocco. E poi, insomma, naturalmente la scelta poi di finale di isolarsi in mezzo appunto a questo mondo etrusco è secondo me, come dire, uno degli ultimi atti della sua passione per Roma. E anche del suo odio, perché il fatto che abbia scritto le lettere luterane, e quando si va alla torre di Chia, che ormai è diventata la torre Pasolini, si ha veramente la percezione di essere finiti nel castello segreto dove si era nascosto Lutero in lotta con Roma, no? Il fatto che lui le scrivesse proprio lì, questo rapporto di legame inscindibile, di amore e odio era. Ma io, diciamo, ho scritto questo libro Roma Amor, in cui descrivo proprio il passaggio dall'amore all'odio. E effettivamente quello di andarsene, di trovare questo isolamento assoluto. Mentre ovviamente all'inizio con la famiglia, eccetera, lui veramente ha amato la città. E oltretutto direi che pochi hanno capito l'importanza della Roma come adesso, insomma, non è solo centro storico, ma Una cosa di Orte, un legame, ecco, tra voi pochissimi di cui ho la percezione che siete andati al fondo dell'anima della Tuscia. C'è questo, appunto, questo legame tra la città e il paesaggio. Io sentivo una volta un suo intervento in cui diceva che una delle cose parti splendide di Calcata è il fatto che queste strade sembrano in simbiosi sembrano traguardare i sentieri interrotti, sembrano non casualmente chiuse, esatto, ma infatti ogni strada finisce in questa specie di nulla che è il bosco, il verde, e quindi proprio questa densità immateriale. In questo, secondo me, io trovo un legame tra la denuncia di Pasolini nella forma della città e questa sua notazione. Non so se è una cosa. beh, diciamo, per me Pasolini è stato fondamentale, direi centrale, perché io ho cominciato a leggerlo quando lui pubblicava degli articoletti su una specie di espresso antelittera, ma che si chiamava Domenica, mi pare. Anzi, erano due i giornali in cui scriveva. E allora lui era ancora, come dire, in uscita dalla religiosità tradizionale. E devo dire che effettivamente ho sempre sentito come un fondamentale aiuto a capire, insomma. E poi, certo, alcune predilezioni in comune le abbiamo avute, appunto questa per la terra delle tre religioni, questa. Effettivamente, insomma, il suo cinema poi ha trovato una collocazione ideale in questo paesaggio aspro, no? Sempre in fondo abbastanza vicino a quello della Tuscia.
fatto che poi proprio sotto la torre lui abbia trovato degli ambienti per girare il Vangelo è un po' porsi in ascolto di questa sacralità, no? Dei luoghi. E In anche effetti poi. c'è questa caratteristica delle forre che sono scavate dall'acqua, ma insomma, raggiungono anche una profondità considerevole. E quindi diciamo, io per esempio, insieme con Orver Schulz, abbiamo individuato questa analogia come qualcosa che ha influito sulla nascita di Roma, cioè la forra diventa il vicolo. No? Diciamo, Roma è stata la prima città ad avere queste strade strette. Infatti questo dicevo che aveva aperto una strada per noi romani che abbiamo deciso di vivere qui per sentirci un po' più a casa o per riconoscere un po' di Sì, Tuscia. c'è indubbiamente un rapporto, perché poi, diciamo, la parte più civilizzata del Lazio è sicuramente la parte meridionale. Però questa parte invece a nord di Roma è, diciamo, come dire, la chiave di un aspetto della città diverso da quello che tradizionalmente si celebra. D'altra parte Roma è stata etrusca per un periodo abbastanza lungo, quindi E la cosa che io rimpiango è di non poter leggere questo libro sugli Etruschi che aveva scritto Tiberio, che era diventato un etruscologo ante litteram. Ora, effettivamente, una cosa del genere da un imperatore, come si fa a non pensare che sia legato a queste radici non poi tanto sotterranee? anche se poi il mondo etrusco è un mondo molto sotterraneo, molto amante della terra, dell'acqua, che qui si trova particolarmente. Diciamo che secondo me l'Etruria è il posto giusto per chi sente il problema drammatico di riequilibrare l'ambiente per evitare che l'ambiente diventi invivibile, come è molto probabile che avverrà tra un secolo e mezzo. Ecco, se ci fosse la buona volontà e la consapevolezza, probabilmente guadagneremo sicuramente qualche secolo. Anche se indubbiamente non sembra che la presenza dell'uomo sia indispensabile. No, non alla natura, forse. Beh, su questo Dovrà lei è un fare a po' meno. impegnato, no? Con la rivista Abitare la Terra, Sì. è un centro dei suoi interessi da un po', insomma, che cerca di. Queste qui sono appunto. In ogni numero c'è sempre una poesia. E tutto sommato, andando indietro, si scopre così una catena di riflessioni sulla terra. Tentativo di dare corpo all'ambizione di abitare poeticamente, diciamo. Esatto. Che tutto sommato non è impossibile. Diciamo, Heidegger alla fine fa un discorso che riguarda la società nel suo complesso. Però, diciamo, l'individuo indubbiamente ha degli spazi di conquista che non dipendono solo dalla società. Effettivamente, credo che molti si sentano a disagio in una società del consumismo, eccetera, però è possibile dividere il proprio destino da quello della società. Anche se, certo, è una forma di evasione, ma un'evasione che poi ha la sua contropartita nel fatto che c'è da combattere questa battaglia per tutelare l'ambiente, che gradualmente sta scoprendosi come uno degli argomenti centrali della politica. Purtroppo però ammantato di false apparenze. Il tema della sostenibilità, per esempio, è un tema sbagliato di per sé. Perché non si può sostenere a priori lo sviluppo.
Noi siamo che corriamo appresso allo sviluppo, al primato dell'economia, e quindi. Però c'è già un fenomeno in atto, che è quello dei giovani che si allontanano dalle città perché vogliono riconquistare un diritto di libertà, diciamo, che la città non ti consente, anche se poi vengono perseguitati dai media, perché alla fine. La televisione chi è che ne può fare a meno? E d'altronde non c'è dubbio che anche la televisione è uno strumento di comunicazione prezioso per diffondere le idee. L'importante sarebbe sottrarne una parte al potere costituito. E questa è appunto un po' la mia illusione, che questi movimenti dal basso che avvengono nelle periferie urbane possano poi diventare invece un unico movimento, diciamo post-ideologico, perché non è necessario che ci sia, come dire, un piano di sviluppo di questo atteggiamento di contrarietà al potere. È effettivamente un fenomeno che potrebbe avere un alto grado di spontaneità, perché nascendo dal basso, poi provoca, come dire, l'incontro, il pluralismo, tanti aspetti che appunto l'ideologia, per esempio, non consente, se uno. Comunque speriamo che la Tuscia possa diventare importante anche per questo. E Beh, un direi che questa vostra comunità è una cosa che fa sperare, perché insomma, da soli non si combina niente, se non scrivere e leggere, ma mettendosi insieme improvvisamente così nasce un'aurora. E di tante aurore che potrebbero nascere, poi si potrebbe fare una sola aurora, che è quella che cerchiamo, che può salvare il mondo occidentale. bisogna cominciare un po' a mettere insieme le cose squisitamente teoriche che dicevamo, cioè il rispetto del il vedere che il nulla non esiste, ma che quando si diceva il paesaggio, l'ambiente, che il vuoto è comunque una pienezza di senso, no? Il senso della Brocca, diciamo, è il suo contenuto vuoto, e Heidegger, che citava prima, è il primo a parlare di fare spazio come un liberare, un mantenere la possibilità d'azione, quindi dare senso al vuoto, che non è mai vuoto, ma è complementare. E poi in fondo l'architettura è anche questa, anche se sono storico dell'arte, non ne so nulla, però una costruzione di vuoti significanti. E lei ne ha dato uno splendido esempio in quel tempio che avevo visto, che va al di là di. Che diciamo va alle radici del sacro, perché lì è in qualche modo la natura che imita l'arte, perché se di solito la volta imita il cielo, lì è veramente il cielo che ricorda la Infatti, volta. diciamo, l'ho chiamato il Tempio degli Dei Fuggiti, perché diciamo, in fondo noi dal passato abbiamo ereditato questo senso del sacro che cerchiamo di emarginare, ma sta dentro di noi, ed è quello che dobbiamo cercare di far crescere, diciamo. Cioè, la necessità di ringraziare, ecco, questo secondo me è un'altra delle grandi scoperte di Heidegger. Cioè, noi dobbiamo sentirci fondamentalmente grati, insomma, per quella occasione che ci viene data di vivere in un certo momento, non perché questo momento sia particolarmente felice, anzi, proprio perché è terribilmente stimolante questa situazione in cui ci troviamo. Però dico, questa gratitudine forse è frutto di un ascolto che è possibile in un luogo che non è stato completamente devastato, no? E quindi Certo. qui è un po'. Poi l'ha predisposto, perché lei l'ha predisposto. Quindi dicevo, l'arte imita la natura, sì, ma attraverso l'arte che l'ha predisposta. E l'ascolto dei luoghi. Non so, dico una sciocchezza, mi sarò fulminato per questo, ma. Una delle cose che mi piace, che
che mi piaceva quando da ragazzino andavo per Roma e per esempio andavo a Sant'Ivo, era senza entrare nella chiesa il miracolo del fatto che già il ritrarsi della facciata come trainata in un movimento di risacca che in qualche modo diventava assonante con un'abside, trasformava quel cartile in uno spazio basilicale, già sacro, come se già lì si Certo, beh, è entrasse, no? un'abside, quindi indubbiamente l'abside ha questo richiamo del giudizio E e lì, della ecco, sacralità. questo mi ha ricordato quel tempio, il fatto che se quello era già un tempio, non c'era bisogno della volta, perché era già cielo, e quindi Sì, è avevo vero. percepito questa assonanza, poi insomma. Ma diciamo, io sono un po' partito come architetto proprio dal fatto del spazio che si contrae e si espande, e la curva serve proprio a questo, insomma, che da uno spazio piatto si passa a uno spazio concentrato oppure invece dilatato, e questo a Sant'Ivo si legge perfettamente, anche perché appunto c'è un'alternanza all'interno tra la dilatazione e la compressione, e quindi cioè, è divertente per Sant'Ivo quella immagine che dice che è come un Pantheon pieghettato, plissé. Effettivamente, a parte che questa macchina per fare le pieghe che io ho visto una volta in una sartoria è una cosa fantastica, perché trasforma un pezzo di tessuto, che è una cosa qualunque, con questa cosa flessibile, una specie di pezzo di fisarmonica. E le donne sapevano utilizzarlo, insomma. Oggi è molto raro vederlo, insomma. Effettivamente è qualcosa che si adatta ai volumi con una raffinatezza. Li veste, li rende. Il fatto di questo piegarsi è anche un modo di percepire la natura vivente della città. Ricordo una volta lei ha detto, se non sbaglio, ha parlato con grande ammirazione dell'umiltà di Borromini, che in qualche modo si ritrae con Sant'Agnese per far spazio a Eh quel certo. capolavoro dove pure aveva perso. Però il Quella è riconoscere. stata un'intuizione favolosa, perché in fondo è un rispecchiamento dello spazio della piazza. Quindi E anche lì torniamo sempre a parlare di densità di vuoto, sia per Sant'Agnese che fa spazio per rispetto. E io dico queste cose perché poi voglio arrivare all'oggetto della conversazione, che dovrebbe essere il rispetto dello spazio attorno alle mura di Viterbo, perché la cosa. Però effettivamente stiamo, come dire, danzando intorno sempre a un concetto che nella Fontana dei Fiumi, secondo me, è centrale, fondamentale, che è proprio, in fondo, la Fontana dei Fiumi potremmo dire che è un dispositivo che ruota attorno al vuoto, no? Cioè quel taglio che poi è matrice, quell'apertura, quell'incorniciare e dare densità all'immateriale, che quando l'ho visto mi ha fatto pensare, e poi dopo ho scoperto che erano effettivamente contemporanei, a Torricelli, il momento in cui costruisce quella macchina, il bacino di mercurio, e mette questo tubo per dimostrare che il vuoto ha una densità. E effettivamente, quando io vedo quella fontana, mi sembra sia proprio pensata per dirci attenzione. anche lì c'è l'intuizione della diagonalità, perché rispetto all'asse della piazza questa cosa si inserisce già ruotando e quindi crea proprio questo senso del mulinello. Tutto si muove, si è poi portato quella cascata e tutto poi ci riporta a Eh sì, Viterbo, c'è perché anche alla il fine. vortice di Cartesio, questo, insomma. Cioè, alla base della materia c'è questo movimento. Dico, ci riporta un po' a Viterbo tramite la donna che un po' se l'è inventata poi questa Piazza Navona, perché la nostra Donna Olimpia, tra l'altro a Viterbo, cioè nella Fontana dei Fiumi c'è questa citazione, che non so se sia un plandoio, una strizzatina d'occhio di Bernini a Donna Olimpia, perché lui mette vicino vicino il leone e la palma, non so se era un modo di ottenersela. È molto probabile, perché in fondo era un adulatore espertissimo, Bernini, quindi.
modo sicuramente per avvicinarsi a Donna Olimpia. Tra l'altro, una curiosità, ma lei è nato nella stessa strada di Belli? No, no, io sono Ah, nato in via Monterone, Monterone. mi sembrava che fosse nato lì. Beh, perché mi era curiosa questa cosa, perché allora più che di genio sull'Oci Ma sono questo non l'ho lontano. mai saputo, mi farebbe un enorme Beh, se piacere. che sareste, insomma, voglio dire, Belli è il massimo cantore di Piazza Nuova. Mi sembrava che via di Monterone fosse nato Belli, che ci avesse abitato Palazzeschi. Infatti, ho detto, guarda che. Beh, è una strada fantastica, Locus geni lì in quel caso, più che genius loci. è proprio una forra Sì, che si apre da questa piazza. E io sì, sono nato in una stanza che fa parte di quella torre che si vede, che alcuni pensano che sia la Torre Argentina. E comunque c'ho questo bellissimo ricordo dei primi 9 anni passati lì. Poi sono emigrato in periferia, insomma, periferia non voglio dire perché adesso mi hanno mettato beh, in strada centrale, ma la signora periferia. comunque il distacco dal centro storico è stata una cosa molto forte, diciamo, molto sentita, perché tra l'altro era il passaggio da una scuola intimista come quella che stava, dove adesso la Camera ha comprato queste, cioè un centro della Camera dei Deputati. E invece allora era veramente una specie di casa intorno a una corte, e quindi era una struttura molto familiare. Mentre poi, una volta trasferito qui, sono andato a una scuola a Via Novara, che era una delle solite scuole ottocentesche, con finestroni in tre parti, insomma, una macchina per studiare, diciamo, che non aveva più niente. Deve essere stato un passo. Mio padre mi prendeva in giro perché lui era, che era del 31, era nato a Via dei Serpenti, mentre io sono andato all'ospedale, a Gemelli, quindi mi diceva tu, sei Ah, romano. E quello. effettivamente, poi essendo cresciuto in periferia, e mi ricordava invece questo mondo in cui loro che erano della sub litigavano con i trasteveri monticiani che facevano assassate con i trasteverini. Deve essere stato una Roma. Per me già inimmaginabile. Comunque, invece, tornando a noi, perché sennò temo che. Argomento. Sì. Viterbo, dicevamo quante cose si sono perse a Viterbo, per esempio la memoria dei Farnese, tutto sommato anche la memoria di Donna Olimpia, perché c'è. Beh, c'è il paesino San Martino, di dove San pure c'è Martino. presenza borrominiana, ma non è che sia valorizzato un gran tanto, diciamo, No, questa. però insomma c'è, diciamo, di solito un po' di turismo che arriva. No, ma secondo me Viterbo è una città che negli ultimi 50 anni ha perso l'identità, cioè ha perso quello che c'è di più prezioso in una città, come dire, l'unità della società rispetto all'immagine della struttura urbana. Che, insomma, Viterbo è una città esemplare per coerenza, è una città che ha veramente, come dire, le sue regole che rispetta perfettamente. Però, diciamo, i viterbesi, non so se per mancanza di cultura o per quale ragione, non si sono mai resi conto della cosa preziosa che avevano, diciamo. L'esempio più clamoroso è la Valle di Faul, diciamo, cioè Viterbo era l'unica città in cui la costruzione della città non aveva riempito completamente la cinta muraria, quindi era rimasto questo pezzo che era, diciamo, in un certo senso il non finito di Viterbo. Ora, beh, dovrebbe essere, almeno per la cultura moderna, chiaro il grande significato che ha il non finito.
Zevi mi ricordo che scrisse questo libro su Ferrara dicendo che il carattere dell'addizione Erculea era proprio il non finito. Diciamo che in un certo senso il non finito è una disgrazia, perché quando si progetta per concludere. Però quando effettivamente siamo di fronte al non finito ci accorgiamo che invece è una formidabile chance che arricchisce le possibilità dell'opera d'arte. Ora, per me Viterbo con questo pezzo di città ancora agricolo, perché io mi ricordo che c'erano delle vigne, delle cose, insomma, questo vuoto urbano che si vedeva anche dall'alto del palazzo dei Vescovi, era effettivamente una qualità che ben difficilmente si poteva trovare in un'altra città italiana. E tutto questo è stato distrutto con l'idea di fare un parcheggio, di mettere lì dentro delle funzioni. Ecco, io veramente ho sofferto quando ho visto questo, perché ne avevo parlato in molte occasioni del carattere prezioso di questo vuoto urbano, di questo non finito della città. Poi ho tentato di proporre un recupero di questo, almeno diciamo, restituendo alle mura il significato di cintura, diciamo, che racchiude. Ecco, effettivamente se le mura diventassero praticabili e si potesse girare intorno alla città, avremmo indubbiamente un'altra straordinaria caratteristica unica, che è quella di, appunto, di poter considerare il fatto che le mura sono nate per difendersi, ma sono state poi un formidabile strumento per racchiudere e quindi per invitare a una lettura della città come organismo, non soltanto come addizione di parti. E quindi io avevo sognato questo fatto di costruire una strada lungo tutte le mura, una strada di legno a sporgente, praticamente riproponendo quelle che erano le strutture di legno che si usavano sempre nelle mura urbiche, in modo tale appunto da poter rendere le mura una passeggiata continua. Naturalmente questo avrebbe richiesto un enorme sforzo da parte dell'amministrazione comunale, però era anche una cosa che si poteva cominciare in un pezzetto, valutare l'importanza e poi continuare. E effettivamente la speranza non l'ho persa che questa cosa si possa domani fare. Normalmente non sarò io a farla, ma l'idea, diciamo, è troppo importante, è troppo coinvolgente perché sia necessario che sia progettato da una persona. Una cosa che può progettare chiunque abbia però in mente questo fatto di scoprire l'organismo della città, nella sua diversità, perché intendiamoci, non è una città unitaria Viterbo, anzi, ci sono dei quartieri che si distinguono nettamente uno dall'altro, e però proprio questo è, diciamo, l'aspetto, come dire, romanzesco del percorso delle mura. Ecco, c'è da sperare che almeno l'idea si possa riproporre, e certo deve nascere una nuova sensibilità, quindi diciamo. Quello che io mi aspetto, tutto sommato, siamo scesi così in basso, in un certo senso, sotto il profilo culturale, che è inevitabile un risorgimento, diciamo, perché almeno la storia, per quanto può essere maestra, ci insegna che dopo la depressione c'è sempre un momento di ripresa. Ecco, secondo me sono i giovani che devono fare questo ragionamento. Già i giovani per certe cose hanno acquisito una sensibilità che non c'era, però hanno anche spesso acquisito una passività, cioè arrendersi facilmente. E quindi bisogna sperare in una generazione invece combattiva. Ecco, io per esempio ho assistito al 68, il 68 è stato fondamentalmente quasi inutile, però qualcosa ha lasciato e comunque. Soprattutto quello che ha lasciato è l'esperienza di un momento in cui la gente vuole rifare la vita, vuole rifare il mondo, vuole intervenire personalmente, non si accontenta assolutamente di essere
anche diciamo, la democrazia con la sua rappresentatività sembra garantire tutto, in realtà la democrazia non garantisce niente, ci può essere un regime democratico che è il più autoritario di qualunque altro, del resto l'abbiamo visto anche recentemente con il coronavirus. Quindi diciamo io quello che sono sicuro ci sarà poi uno scossone, quindi alcune cose adesso su cui riflettiamo potranno essere ereditate da una generazione che non è disposta ad accettare qualunque imposizione dall'alto. Normalmente la speranza è l'ultima a morire, è una virtù, quindi non può essere una cosa che si eredita. Cosa da conquistare. E poi a Viterbo in realtà qualcosa ancora da fortunatamente di salvo c'è, perché tutta la zona sopra Valle Faul, che è la zona che fa riferimento al convento degli Agostiniani, Sì, di Egidio quello. da Viterbo, ci sono degli olivi, il doppio orto e gli olivi in funzione, e oltre il parcheggio c'è una zona che spunta un po' di abbandonato, ma che il suo fascino, la sua bellezza erano i vecchi orti suburbani con queste grotte ancora, no? E questo, quindi ancora ci sarebbe tanto da Ah, salvare. certo, quello. E poi dopo si ricollega sopra con il pezzo che ha preso l'università, che è bellissimo, San Carlo. Certo, il problema è che facendoci camminare le persone sopra saremo obbligati a guardare e spesso non vogliamo vedere quello che è successo, perché la città è stata stuprata, ecco, quello spazio vuoto, quel rispetto, quando si diceva il non finito non è che è non finito, è quel gioco di pieno e di vuoto laddove non si riesce più a capire dove cominci il pieno di senso e dove cominci il vuoto, perché è sinergia, no?